Ho trovato la pace con me stesso, credo che l'importante sia un po' quello. Poi in tutto e per tutti, no? Trovare la pace con se stessi. E questo passa da tante cose, passa dalla responsabilità di se stessi, in primis, dalle responsabilità verso gli altri, ma anche nei rapporti personali normalissimi. Anche dire le cose come le pensi, tante volte magari può non essere bello, insomma, l'importante è anche chiedere scusa, però se si sbaglia. Però, insomma, ecco, io quello ho deciso di fare. Essere me stesso nel modo più corretto possibile nei miei confronti e nei confronti degli altri. Lavorare in un contesto come questo ti porta a fare i conti anche con il proprio sé. E quindi anche con le proprie difficoltà o le proprie fragilità. Una roba, secondo me, che davvero mi ha cambiata è l'attenzione che adesso presto ad alcuni eventi di vita o caratteristiche mie di vita personale che magari prima tendevo a dare un po' più scontato, le amicizie, la famiglia. Per il mio futuro io la vedo bene, intanto, e dopo penso che andrà bene lo stesso stavolta, insomma, dai, mi sono impegnato, al di là dell'impegno che ho avuto per la comunità, ma proprio anche con me stesso, l'impegno che ho avuto verso me stesso di volermi bene, di darmi da fare per costruirmi delle cose che prima avevo paura di fare e dopo ho cominciato a fare, e mi sono detto è ora che mi impegno, devo costruire qualcosa per il mio futuro, voglio avere qualcosa assolutamente. Credo che sicuramente siamo uno strumento a favore della persona con fragilità e cerchiamo di costruire un ponte attraverso la nostra relazione, un ponte quindi che sia sano e che permetta loro di poter trovare un percorso di cura. Attraverso la relazione riusciamo a creare un progetto di vita.